Siamo ritornati a Rock Café. Voi magari non ci credete, ma noi siamo ritornati a Rock Café per parlare. Abbiamo visto cosa succede il giovedì sera. Allora, sempre con Valerio e Mirko. Una vostra caratteristica, ad esempio, dalla cucina, qualcosa che tu consiglieresti, a parte che è così variegata e soddisfa tutti i palati, ma c'è qualcosa che magari ti ispira anche a te? I secondi piatti. Abbiamo dalla carne che è il top. Eccezionale. Filetto irlandese e roast beef Irlanda come tagliata. Ottimo. Carne di primissima, insomma. Sì, prima, prima. Però, insomma, state contenuti, vuol dire, non è che siete esagerati, uno viene qua, si deve fare un mutuo, no? Giusto? Assolutamente. Diamo anche 5 euro all'uscita del locale. Allora, questo messaggio subliminale, quindi è un'offerta promozionale da non perdere. Il venerdì sera invece che cosa accade? Perché qui si scalda l'atmosfera, si vedono delle belle fanciulle, si vedono dei ragazzi, degli uomini che ballano, ma è una serata particolarissima. Venerdì sera proponiamo serata latina con cena, cucina a tema, quindi tutto cubano, latinoamericano, e c'è spettacolo sul palco con maestre di ballo, scuole di musica che si aggregano qui e fanno delle serate. Ci sono degli ospiti anche molto importanti di quel mondo latino lì, quindi festa latina dalla cena fino a dopo cena, DJ, c'è tutto quanto, con anche spettacoli vari ogni tanto. Quindi una cucina adeguata allo spettacolo, ad esempio la cucina cubana, la serata cubana, c'è qualcosa in particolare che presentate che la gente si aspetta? No, è un piatto molto semplice, tra virgolette un piatto povero come è la cucina cubana, che prepariamo noi, ma assistiti comunque da uno chef che comunque sa fare quella cucina lì e riporta i veri sapori cubani come giusto che sia. Che ingredienti ci sono? Ah, allora, cucina cubana tratta molto riso, fagioli, tratta il pollo, il maiale in varie forme, vari sapori, sì. Platano, che è una banana grande grande, quello dove intanto si schianta contro qualcuno, insomma. Esatto, è cattivissimo perché da mangiare solo fritto, non l'ho mai mangiato come una banana perché io ho provato e non si fa. E poi che cosa? Un tubero grande, grandissimo, marrone, brutto, che invece è anche buono. Comunque è una cucina da scoprire, bisogna uscire anche un po' dai temi. Comunque mangiate un buon filetto anche qui, che è buono. Lui spinge sempre per il filetto, lui c'ha l'Irlanda nel cuore, proprio nel DNA, cioè proprio nei cromosomi. E è bellissima però questa serata perché si crea un ambiente caldo, no? Cioè accogliente, dove è impossibile non essere coinvolti. Sì, adesso anche grazie alla collaborazione con la nostra, con la maestra di ballo che con noi collabora per questa serata, e anche grazie a lei coinvolge la gente tra il pubblico. Poi ripeto, ci sono c'è lo spettacolo anche con degli ospiti, dei maestri di ballo chiamati da varie città, insomma anche da altri paesi avremo, e quindi è uno spettacolo che prevalentemente organizzano loro perché sono del mestiere, però abbiamo già visto, abbiamo già avuto altre serate, coinvolgono molto bene la clientela, insomma tutti quanti a fine serata escono contenti dopo aver ballato, mangiato. Bellissima serata sicuramente. Allora, perché non provarci il venerdì sera qui a Rock Café, di fianco al Carlino, Repubblica o tutti i quotidiani di Bologna, ma è importante venire dentro al Rock Café. Guardiamo un po' qualcosa di queste serate perché vogliamo mettere il naso un po' nell'intimità, nell'atmosfera di questo locale bolognese.
see you again.